Siamo qua con Salvati, finora è stato dentro, ora sta fuori, com'è la situazione, come la vedi? Senza nessun problema per il mio movimento civico, San Daniello prima di tutto e per Sacristano, che vincerà, se non a Bani Batte, comunque con un buon margine. Abbiamo... Numero 6, ultimo dan, siamo qua in diretta. Piergiorgio 99, Orlando 101. Forse hai comunicato anche gli altri dati relativi agli altri seggi. Abbiamo anche gli altri seggi, ci sta un vantaggio generalizzato di distanza su tutte le sezioni, tavola numero 8, dove è in vantaggio Orlando. Quindi si può dire praticamente che le elezioni sono praticamente vinte, a meno di... Non dovrebbero esserci problemi, aspettiamo il tempo effettivo del seggio. Allora, io penso che non dovrebbero esserci, quando adesso con le percentuali che sapremo da 39,5 dei conti di Fontanella, che per tradizione le elezioni da Sant'Agnello prima di tutto. Non voglio sbilanciare, ma ho una piccola impressione percentuale, diciamo. È stata una campagna elettorale piuttosto semplice, sia dai candidati e soprattutto dal pubblico. È stata una campagna cattiva, una campagna... Diciamo che sono parte del gioco. Volte ciò che può... che avviene a livello locale contraddistingue quello che succede a livello nazionale, ma in modo pacifico, diretto nel vero senso della parola. Allora dimmi, praticamente come hai detto, è stata una campagna un po' cattiva, no? Sì. È stata una campagna secondo me un poco che ha stancato pure purtroppo la popolazione per degli avvenimenti cruenti, anche se sono scaramucce che si verificano in ogni elezione, però il clima era più acceso e quindi purtroppo ha pesato ancora di più. Però, che cosa auspichi per, diciamo, per le prime giornate, i primi 100 giorni? Io penso che Piergiorgio abbia le idee chiare. Una delle prime realizzazioni sarà Piazza Sant'Agnello, che dovrà vedere finalmente la strada e far ripartire anche il progetto della scuola media, che si è interrotto con la fine della consigliazione. Per il resto penso che non ci siano problemi. È